prepariamo le pettole pugliesi, le buonissime frittelle di pasta lievitata, dolci o salate che piacciono sempre a tutti. Iniziamo subito la preparazione. Come abbiamo detto, si tratta di frittelle di pasta lievitata, quindi abbiamo bisogno del lievito. Lievito di birra, fresco in panetti o secco disidratato, ma non lievito istantaneo, quindi è una pastella che deve in qualche modo lievitare. Nell'acqua vado a sbriciolare il mio lievito di birra e lo sciolgo. Se utilizzate il lievito di birra disidratato, quello in bustina, ricordate di utilizzarne la quantità di un terzo rispetto a quella indicata per questa ricetta come lievito di birra fresco, appunto, e lo aggiungerete direttamente alle polveri, quindi direttamente alla farina, preferibilmente anche con un pochino di zucchero, un cucchiaino circa, che aiuta il lievito ad attivarsi. Io sto utilizzando lievito di birra fresco, quindi non è indispensabile. Le pettole esistono sia nella versione dolce che nella versione salata. Io, siccome non riesco mai a decidere quale delle due preferisco, e soprattutto a casa mia non decidono bene quale preferiscono, le vogliono sempre entrambe, quando abbiamo lo spizio di pettole le preparo con un'unica pastella, in realtà doppia versione, quindi molto semplici. Ho sciolto il lievito di birra nell'acqua, prendo una ciotola capiente e verso la farina al suo interno. Aggiungo l'acqua e un po' alla volta inizio a mescolare. Mescolo ancora un po' e la lavorazione è praticamente completata. Benissimo, la pastella è pronta e adesso la dividiamo in due ciotole, in maniera tale che in una vado avanti con una versione dolce, nell'altra vado avanti con una versione salata. Adesso, come avete visto, l'impasto è praticamente lo stesso, la pastella è la stessa. Posso friggere così come si presentano, quindi far lievitare e poi friggere le frittelle con una pastella così com'è, ricoprendole solo successivamente con zucchero o sale, rendendole quindi dolci o salate. Oppure posso aggiungere degli ingredienti che vadano a personalizzare un po' di più la pastella e quindi la frittella, la pettola. Posso fare per la versione dolce, posso aggiungere ad esempio dell'uva sultanina in ammollate strizzata, mentre per la versione salata posso aggiungere noci, pinoli, posso aggiungere delle acciughette spezzettate, delle olive, magari le taggiasche che sono saporite. Insomma, possiamo personalizzare veramente come ci piacciono. Solitamente a casa mia si fanno così, le dolci si fanno così come si presentano, quindi le vado a rivestire con lo zucchero semolato solo dopo la frittura, mentre le salate le personalizzo un pochino. Per le salate vado ad aggiungere olive taggiasche, quindi olive denocciolate, e pinoli. Mescolo tutto. E praticamente ho fatto. Per la versione dolce non aggiungo nulla. Ora non devo fare altro che ricoprire le mie due ciotole con pellicola alimentare e lasciarle lievitare in un luogo tiepido per un paio d'ore. La pastella deve raddoppiare il suo volume, deve presentare anche delle grosse bolle e poi faccio vedere come si presenta. Quindi, come vedete, è una cosa super semplice, super veloce, anche un aperitivo perfetto, un finger food ideale da offrire ai vostri amici, ai vostri parenti, ma anche alla vostra famiglia. Bene, la pastella è pronta, ha raddoppiato il suo volume e siamo pronti per cuocerla. Possiamo procedere con un'unica cottura, ovvero basta mettere nella pentola una sola volta l'olio. L'importante è utilizzare un ottimo olio, utilizzate olio di semi di arachide che tiene bene la temperatura. E possiamo procedere con lo stesso olio praticamente per la cottura di entrambe le frittelle. Il consiglio che vi do è di friggere prima le frittelle in versione dolce, quindi prima le pettole dolci e poi quelle salate, poiché le pettole dolci non hanno ingredienti aggiuntivi nel loro impasto, quindi non rilasceranno alcun sapore nell'olio, quindi quelle salate che verranno cotte successivamente verranno benissimo. Viceversa, se cuocessimo prima quelle salate, l'olio potrebbe comunque rimanere del sapore degli ingredienti aggiuntivi che abbiamo utilizzato, come per esempio quello delle olive, no? Perché sono comunque olive aromatiche, quindi l'olio potrebbe impregnarsi di un sapore che vorremmo sicuramente.
sicuramente non ne avremo piacere di ritrovare nella versione dolce. Quindi facciamo prima le dolci e poi cuociamo anche le salate. Per le dolci abbiamo detto che avremo rivestito le pettole con lo zucchero, quindi metto dello zucchero semolato in una ciotolina in maniera tale che man mano che le friggiamo poi le andiamo anche a rivestire con lo zucchero. Sapete benissimo, un po' come succede anche con le graffette normalmente, che lo zucchero semolato si attacca molto bene ad un fritto caldo. Quindi asciughiamo, tamponiamo un attimo l'olio in eccesso, ma poi subito andiamo a rivestirle con lo zucchero. E soprattutto che dopo un po' lo zucchero non attacca più. Perché? Perché quando poi lo zucchero che ho messo nella ciotolina si impregna troppo dell'olio della frittura, non aderisce più bene alle preparazioni successive. Quindi ne metto un po' alla volta in maniera tale che lo utilizzo e man mano ne aggiungo dell'altro. Eventualmente quando si è inumidito troppo posso buttarlo, perché tanto ne sarà rimasto veramente pochissimo, e metterne del pulito. Nel frattempo ho preparato anche dei piatti con della carta assorbente per asciugare appunto l'olio in eccesso, affinché man mano che sono pronte le pettole vado a sistemarle appunto su questi piatti. Prendo due cucchiai per prendere l'impasto, perché è un impasto molto molle ovviamente, immergerlo nell'olio di semi ben caldo e friggerlo ovviamente. Mi raccomando, l'olio deve essere bello alto, ok? Quindi abbiamo bisogno di un bel quantitativo d'olio per una frittura perfetta. La frittura, ricordiamo che è una tecnica di cottura per immersione, quindi non possiamo pensare di friggere le pettole in un dito d'olio, non riuscirebbe a friggersi. L'alimento che deve essere fritto deve essere completamente immerso all'interno dell'olio, quindi non risparmiamo sull'olio mettendone poco, piuttosto utilizziamo un pentolino più piccolo dove riusciamo ad ottenere un livello dell'olio più alto utilizzando meno olio. Quando l'olio è pronto, siamo sui 175-180 gradi ai quali deve arrivare quella temperatura, potete utilizzare un termometro laser, immersione, quel che preferite, ormai ce l'abbiamo un po' tutti questi termometri in casa, ma se non avete il termometro nella cucina, niente paura, potete fare una prova cottura con una piccolissima parte di impasto oppure fare la tradizionalissima prova a stecchino, che comunque funziona. Immergiamo lo stecchino nell'olio e quando vediamo l'olio sfrigolare intorno allo stecchino, vuol dire che l'olio è arrivato alla giusta temperatura. Procedo quindi con la cottura. Prendo un cucchiaio alla volta di impasto e mi aiuto con l'altro cucchiaio per versarlo nell'olio. La quantità di pettole che posso friggere contemporaneamente dipende chiaramente dalla capienza della mia pentola, in ogni caso non esagerate per non abbassare eccessivamente la temperatura dell'olio. Gli vado a dare anche una girata mentre cuocio e devono dorare. Ecco, quelle si sono immerse completamente nell'olio e poi sono subito risalite a galla perché l'olio era alla giusta temperatura. Chiaro che se non avete controllato bene la temperatura dell'olio, immergete la pastella e questa resta un bel po' di tempo, insomma, nella profondità dell'olio prima di risalire, vuol dire che l'olio è ancora freddo. Se invece vi accorgete che salgono subito a galla, però le frittelle si gonfiano troppo velocemente, o meglio si colorano troppo velocemente all'esterno, vuol dire che probabilmente la temperatura è troppo alta, quindi stanno bruciando. Se bruciano non arriveranno a cuocere bene fino al cuore. In quel caso lì diminuite un po' il fuoco per abbassare la temperatura, addirittura spostate anche la pentola dal fuoco. Se vi piace questo tipo di frittelle, guardate anche la ricetta delle frittelle fiori di zucca, che è molto simile perché sono sempre frittelle di pasta cresciuta e sono super buone. Bene, quando sono dorate, non eccessivamente, le scolate un paio di minuti circa con una schiumarola e le mettete su della carta assorbente proprio per far asciugare l'olio in eccesso. Metto un attimo da parte, saremo rapidi. Vado a metterne a cuocere le altre. E vado subito a rivestire queste con lo zucchero, altrimenti poi, come vi ho spiegato, lo zucchero non aderisce più. Quindi devono essere rivestite ancora calde. Rotolo dello zucchero, faccio aderire bene e metto da parte. Non le fate raffreddare eccessivamente, altrimenti poi non si attacca più lo zucchero. Non ci dimentichiamo nel frattempo di girare
le nostre pentole che stanno cuocendo, anche se quelle tendono comunque a roteare da sole nell'olio, quindi ci danno sicuramente una grande mano, e proseguiamo così la cottura. Ho completato con la versione dolce, procedo anche con quella salata. Allo stesso modo prendo un po' di pastella, mi aiuto sempre con i due cucchiai e la immergo. Le pentole hanno anche la caratteristica di essere delle frittelle irregolari, spesso e volentieri con delle punte che escono, non sono proprio delle palline perfette, ma spesso e volentieri hanno proprio queste punte che sporgono, ed è proprio una loro particolarità. Se le preferite un po' più perfette, potete evitare insomma che l'impasto attacchi tanto vicino al cucchiaio, semplicemente immergendo i cucchiai man mano che li utilizzate nell'acqua. Anche la cottura delle pentole salate, che posso aromatizzare, insaporire ancora con un po' di sale anche in fiocchi. Ed eccole qui, le mie pentole sono prontissime, io non vedo l'ora di assaggiarle, dolci o salate, a voi la scelta, l'importante è provarle. Andiamo subito di assaggio. Prima insalate, qui si mangia prima il salato e dopo il dolce, quindi andiamo prima con quelle salate, anche se quelle salate sono anche più aromatiche perché abbiamo aggiunto degli ingredienti. Profumo. Andiamo di assaggio. Che delizia! Croccanti fuori, morbide dentro. Con quelle note un po' croccantine del pinole, un po' sapida dell'oliva taggiasca, deliziosa. Scottano ancora, ma sono super buone. Questo è il finger food che non può mancare, l'aperitivo che piacerà sicuramente a tutti, pezza fame perfetto, una tira l'altra, sono peggio delle ciliegie. No, ma così semplici, dico, dovete assolutamente provarle, bravissimi pugliesi. E dopo il salato, anche il dolce, devo assaggiarle, non posso tirarmi indietro. Buonissime! Anche quelle dolci sono eccezionali perché hanno un sapore delicatissimo, e poi è buono che la pentola in sé è neutra, ma quello zucchero intorno, peggio delle graffette, le rende così buone e così sfiziose, veramente anche un dessert da improvvisare all'ultimo minuto. La merendina per i bambini. Sì, vado a portare la merendina. Troppo buona. Così deliziose che non riesco a fermarmi. Pentole pugliesi, versione salata, versione dolce, con un unico impasto. Pronte in pochissimi minuti, dategli solo un po' di tempo per la lievitazione. Poi, come avete visto, la preparazione è semplicissima. Se vi è piaciuta questa ricetta, provatela e provate anche tutte le altre. Lasciatemi sempre un like ed un commento, fatemi sapere come è venuta a voi. Fatemi sapere se avete una ricetta di famiglia che volete consigliarmi, se avete la vostra versione delle pentole, e così proviamo anche la vostra. E non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette. Io vi saluto con queste deliziose pentole pugliesi, ci vediamo alla prossima ricetta. Io nel frattempo decido se ricominciare dal salato per tornare al dolce o ripartire dal dolce per tornare al salato.